Ciao a tutti, oggi andiamo a preparare insieme i calzoni, sono buonissimi, l'ho già provati e ho detto no, ci devo fare una ricetta per i miei iscritti. Vi dico subitissimo gli ingredienti, iniziamo subitissimo. Abbiamo bisogno di 1 kg di farina, 100 g di zucchero semolato, 100 g di strutto, 20 g di sale, 500 ml di acqua tiepida, 25 g di lievito, io ne uso 20. Un cucchiaino di malto. Innanzitutto dobbiamo mettere un po' di acqua, la togliamo dai 500 ml, la mettiamo in una ciotolina e andiamo a sciogliere il lievito con un cucchiaino di zucchero. Nel frattempo impastiamo lo strutto con la farina e aggiungiamo anche il sale. Quando il lievito sarà pronto, prima versiamo l'acqua e infine il lievito. Quasi tutto lo zucchero, solo un po' lo lasciamo qui, un po' di acqua e il resto qua dentro, la farina e un cucchiaino di malto che ogni volta si appiccica così. Aggiungiamo pure il sale qua. Questo possiamo iniziarlo a fare mescolare o comunque se lo fate a mano potete iniziare ad amalgamare bene gli ingredienti e fare incorporare lo strutto. Poco alla volta aggiungete l'acqua con il lievito. Ciao, amore mio. Seduta? Brava. Saluta. Come fa Kiki? Come fa Kiki? Come fa Kikina? Tu, fallo tu. Come fa Kiki? Come fa Kiki? Non fa. Uff. Come fa Kiki? Come? Fallo tu. Come fa Kiki? Brava Chichina! Zampa? Brava! Bravo! Bravo! Stai aspettando i calzoncini? I calzoni? Dove è un calzone? Tiè! Miam! Pancino? Pancino, vediamo il pancino! Oh! Che bel pancino! Che bel pancino! Infariniamo il banco di lavoro, versiamoci sopra l'impasto che abbiamo ottenuto e impastiamo. Dopo mettiamo a lievitare per 30 minuti l'impasto. Dopo questi 30 minuti andiamo a fare delle palline tra 60 e 80 grammi, dipende da voi. Io per esempio, siccome siamo in tanti oggi perché ho ospiti, e andrò a fare da, vi dico la verità, 70 grammi, una via di mezzo, così non sono né troppo piccoli né troppo grandi e sono secondo me perfettissimi. Impastiamo. Chi mi conosce sa già che io impasto sempre a mano dopo aver fatto impastare con la planetaria, perché io l'impasto lo devo sentire con le mani. Devo sentire la giusta consistenza, devo sentire anche l'elasticità dell'impasto. Vedete? Secondo me è bello idratato al punto giusto. Facciamo la perlatura, così, e facciamolo riposare per 30 minuti. Eccoci qua, come vedete l'impasto ha lievitato due volte, cioè ogni 15 minuti che si gonfiava io lo rimpastavo, una rimpastata così veloce in modo da dare forza all'impasto. Guardate che bello. Adesso facciamo le palline, come ho detto io lo faccio da 70. Vi volevo fare vedere anche che mi sono preparato il condimento. Prendiamo una fettina di prosciutto, mettiamo un pezzo di pasta filata e arrotoliamo. Dopodiché mettiamo un pochino di sugo di sopra e un fungo e chiudiamo. Stop, fine. Questo sarà il ripieno per i calzoncini. Qui ho messo passata di pomodoro, olio, sale, pepe e origano.
e basilico. Che profumo. Se vi piace potete mettere anche un po' di aglio. Che profumo. L'impasto è veramente bello, elastico. Do una rimpastata per dare forza e lo vado a porzionare. Vado a fare le pezzature. Userò la bilancia della Cecotec. Ormai chi mi conosce sa che io uso quasi tutto della Cecotec. E vado a porzionare 70 grammi. Questo sarà, ecco, lo sto dicendo io, un 100. Quindi facciamo un 70 per le pizzette e 100 per i calzoni, perché io andrò a fare anche le pizzette con questo impasto. Quindi adesso vi faccio vedere anche la differenza. Ok, questa è una pezzatura da 70 e questa da 100. Ed eccoci qua. Quindi inizio a fare le palline con queste qui, perché sono le prime che ho fatto, e vado a stendere un dischetto. Allarghiamo bene. Questi sono i nostri calzoni. Allora, allarghiamo bene, deve essere sottile ma non troppo, quindi così va più che bene. Allora, mettiamo abbondante prosciutto e formaggio qua, fungo e un po' di pomodoro, di pomodoro così, e chiudete, allungate e chiudete così, schiacciate per bene così e mettete su carta forno in teglia e lasciamo lievitare. Poi la pizzetta schiacciamo al centro con le dita così, dobbiamo lasciare il cornicione alto. Io faccio anche così, vi dico la verità, lo allargo un po' e poi faccio così. Così, così, così. Vedete? E questa è la pizzetta. Mettiamo in teglia e mettiamo il pomodoro. Ecco qua i calzoncini e di qua le pizzette, vedete? Adesso mettiamo il pomodoro. Così. E dopo inforniamo, quando il forno sarà ben caldo, a 200 gradi per i primi 5 minuti. Poi abbassiamo a 180. In totale deve star dentro 15-20 minuti, dipende dal forno, mi raccomando. Un'altra cosa che voglio dire, che prima dobbiamo spennellare, quindi qui la superficie, la crosta, è questa qui, con l'uovo. Che buono! La mozzarella l'aggiungo gli ultimi secondi di cottura, così non si brucia. Dopo aver messo la mozzarella nella pizza, andiamo a mettere pure un'oliva. Ovviamente la prendiamo, io la faccio esplodere, tolgo il nocciolo e questa è l'oliva che userò. Dopo vi farò vedere. Infine, quando ho spennellato tutto, infornato, mentre aspetto, metto un po' di olio d'oliva, di quello buono, e gli metto un po' di sale, pepe e origano. Sbatto, 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 facciamo tipo una schiumetta e quello lì lo spennelliamo sulle pizzette e sulle tucciate, calzoni, chiamateli come vi pare, lo spennelliamo sopra, così diamo lucentezza e morbidezza.
sbirciata, mettiamo pure un'olivetta mezza, così facciamole su tutte e ci vediamo tra poco. Se volete anziché l'oliva potete mettere i semi di sesamo, ma a noi piace l'oliva. Che fame, carusi. Inforniamo. Che buoni, stanno venendo bellissimi. Ho messo la mozzarella e l'oliva. Sono quasi pronte. Fatemi sapere cosa ve ne pare, vi aspetto per altri video, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Nel forno ci sono ancora, eh?